Amici di DC Sport, siamo con un vecchio e caro amico, vecchio tra virgolette ovviamente, Ignazio Moser, sempre informissimo Ignazio. Ti abbiamo visto parlare con i ragazzi, con Filippo Ganna in primis, come li vedi? Beh, sai, questo è un po' il gruppo che era quando ero in nazionale, soprattutto con Pippo eravamo in nazionale in pista insieme, quindi sono ragazzi che prima di tutto sono amici. Oggi ovviamente correndo in casa la pressione un po', magari si sente un po' di più perché ovviamente l'ambiente ciclistico italiano pretende quasi un risultato da parte dei ragazzi oggi, speriamo, secondo me la nazionale forte è sicuramente ben assortita, abbiamo Colbrelli che è in un momento di grazia e sicuramente Pippo può essere un'arma in più dal punto di vista dell'aiutarlo proprio a arrivare in volata poi alla fine, no? Arrivare all'ultimo giro a giocarsela. Poi abbiamo Matteo Trentin che comunque anche lui correndo proprio in casa, essendo trentino, darà sicuramente il meglio di sé, come anche Gianni Moscon che quando mette la maglia nazionale ha dimostrato negli ultimi anni che si trasforma proprio, quindi scherzavamo con lui su questo proprio prima e speriamo che anche oggi venga la trasformazione. Che possa andare bene, tra l'altro sei di casa anche tu ovviamente, il percorso lo abbiamo un po' tra virgolette scoperto vedendo la gara degli juniores, degli Under 23, come si è confermato quello che insomma ti immaginavi? Ma secondo me sì, anche se in realtà secondo me è stato un po' diciamo sopravvalutato secondo questo percorso. È sempre stato detto che era più duro di quello che è, per come la vedo io, perché la salita in finale qui diciamo che è una salita abbastanza pedalabile che soprattutto i professionisti più delle altre categorie secondo me tendono un po' a saltarla. Ovviamente da fare 8 volte, bisogna vedere tanto come affronteranno il bondone a inizio corsa, perché quello può essere comunque una spina nel fianco che poi resterà tutto il giorno sulle gambe dei corridori. E quindi vediamo, dai, appunto l'Italia secondo me è giocarsela negli ultimissimi giri con Colbrelli, con magari Trentino appunto come 2 punte. Perché no, magari Filippo può fare cercare un couple teatro, possa fare bene. E un po' di nostalgia nel rivivere questi momenti, quell'ambiente oppure ma guarda, io oggi sono contento di essere a vederla, perché un percorso come quello di oggi ho fatto tanta fatica io con il peso, quindi oggi sono contento di essere qui, mi piace sempre l'ambiente del ciclismo e quindi me lo godo ancora da quest'altro punto di vista. Prossimi impegni invece, insomma, nella tua vita, insomma, ti abbiamo conosciuto e scoperto anche in altri, diciamo, in altri fronti, dove ti diverti e dove insomma ottieni anche dei bei risultati. Ora condurrò per la seconda volta X on the Beach, un reality su MTV con la mia fidanzata Cecilia. Inizieremo le registrazioni proprio ora a fine settembre, primi di ottobre, quindi poi quest'inverno vi terremo compagnia con appunto X on the Beach. Perfetto, e allora ci vedremo presto. Grazie, okay, ciao Ignazio. Ciao.